Buonasera, tra pochi minuti cominceremo di nuovo le conferenze di astronomia dell'ARA. Questa sera Bruno Pulcinelli ci parlerà di strumenti astronomici e prima del telescopio. Aspettiamo ancora qualche minuto per far accedere tutti gli interessati e tra brevissimo, direi Bruno, un paio di minuti possiamo cominciare. Nel frattempo, come mai questa passione per gli strumenti antichi? Ma la passione, non è soltanto per gli strumenti antichi, diciamo che per la storia dell'astronomia in generale. Studiando la storia dell'astronomia sono incappato in una serie di strumenti, alcuni che già conoscevo, altri che assolutamente nuovi e inusitati per me. Ho voluto approfondire e è nata questa chiacchierata. Benissimo, sicuramente sarà molto interessante anche perché molto spesso ci si chiede, oggi è facile pensare di fare delle misure con la strumentazione che abbiamo a disposizione, ma gli antichi che avevano una conoscenza molto profonda del cielo, come facevano a fare le loro osservazioni, le loro misure? Ecco, penso che sia un tema estremamente interessante e stimolante, perché credo che qualche volta è anche bello contemplare il cielo e tornare un po' a qualche centinaia di anni fa, quando appunto tutte le osservazioni venivano fatte esclusivamente a occhio nudo, senza telescopio, senza CCD, senza macchine fotografiche. Però penso che capire come gli antichi osservatori riuscivano a fare le loro previsioni e prevedere un'eclisse, prevedere il moto dei pianeti, credo che sia una cosa estremamente interessante. Bene, io penso che possiamo anche iniziare la conferenza. Bruno, quindi ti lascio la parola. E ci sentiamo poi durante la tua chiacchierata se c'è qualsiasi cosa da commentare. Per gli amici possono naturalmente fare domande utilizzando la chat e qualsiasi domanda verrà poi riportata a Bruno, al conferenziere. Allora, prego Bruno. Grazie, io faccio partire la presentazione. Eccolo qua. Allora, come dicevo, io sono appassionato di storia dell'astronomia e studiandola sono incappato in una serie di strumenti, alcuni appunto abbastanza semplici. Altri dell'aspetto assolutamente complicato e astruso. Ho voluto approfondire e è nata questa chiacchierata. Diciamo che è nata soprattutto tenendo conto del fatto che attualmente disponiamo di strumenti molto molto sofisticati, anche molto costosi in qualche caso. Comunque, anche a livello amatoriale ormai è possibile conseguire risultati superiori a quelli raggiunti da alcuni dei grandi astronomi del passato, che assolutamente non potevano usufruire di questi strumenti, di questa tecnologia. Soprattutto i progressi fatti nell'ottica, nella meccanica, nell'elettronica e nell'informatica. Ma prima del telescopio, beh, la gente si arrangiava. Gli antichi osservavano il cielo come potevano, a occhio nudo ovviamente, e aiutandosi con qualche ausilio escogitato ad hoc. Diciamo che quando parlo di strumenti astronomici prima del telescopio, non sempre sono strumenti astronomici, nel senso alcuni strumenti sono stati inventati e costruiti per tutt'altro scopo. E poi adattati all'astronomia. Altri sono stati inventati per l'astronomia e poi si è visto che potevano essere usati per altri scopi. Quindi tipico dell'uomo utilizzare al meglio quello di cui dispone. E quindi, beh,
Passiamo a vederli questi strumenti, queste realizzazioni. Diciamo che l'astronomia è, io toglierei forse, la più antica di tutte le scienze. Gli antichi avevano tanto tempo a disposizione e tante notti buie senza inquinamento luminoso, quindi guardavano il cielo e per prendere dei riferimenti cominciarono a utilizzare sistemi di allineamenti, mire ottiche. Prima offerte dalla natura, elementi del paesaggio. Non so, per esempio, in Val Fiscalina c'è una serie di montagne a sud della valle che si chiamano Cima 9, Cima 10, Cima 11, Cima 12, Cima 1 e così via. Ebbene, semplicemente per il fatto che quando il Sole, nel suo arco diurno apparente, passava sopra una di queste cime, segnava l'ora in pratica. E quindi i traguardi naturali offerti dal paesaggio. Poi furono costruiti traguardi e mire ottiche artificiali. E infine una serie di tecniche, prima grossolane e poi man mano raffinate, per misurare distanze, tempi e angoli. Per distanze ci si basò inizialmente su elementi umani, antropometrici, il passo, il piede, il cubito, il palmo, il pollice, e poi su elementi artificiali, lo stadio, la pertica, la canna. Per le misure di tempo, inizialmente, ci si avvalse di fenomeni astronomici periodici, come l'alternarsi del dia e della notte, il ciclo delle stagioni, le fasi della Luna. E in seguito furono usati strumenti artificiali, le clessidre, candele graduate, orologi meccanici. Anche per le misure angolari si partì da elementi a disposizione dell'uomo, semplicemente l'angolo sotteso dall'indice, dal pollice, dal palmo, dalla mano, alla distanza del braccio teso, e poi si passò a strumenti costruiti appositamente. Tra i più antichi sistemi di allineamenti ci sono i circoli di pietre, i cromlech del nord Europa, i castellieri del nord Italia, in Veneto soprattutto, e gli allineamenti di pietre di Karnak in Bretagna. E altri sparsi per il mondo. Probabilmente venivano utilizzati per traguardare i punti dell'orizzonte in cui sorgevano e tramontavano il Sole, la Luna, delle stelle particolari nei vari periodi dell'anno. Queste osservazioni potevano essere protratte nel tempo e così poter individuare e calcolare la periodicità di alcuni fenomeni che altrimenti sarebbe sfuggita alle persone. Diciamo che la grande precisione raggiunta dagli antichi nella misura del cielo è proprio dovuta a questo protrarre nel tempo le misure. Poter disporre di periodi di grande stabilità politica o economica in cui potersi dedicare all'astronomia, allo studio del cielo, anzi, erano addirittura persone appositamente dedicate a questo, in genere caste sacerdotali, che appunto consigliavano poi il re in base ai responsi che gli davano le stelle. In effetti, astronomia e astrologia sono intimamente legate in questa prima fase del loro sviluppo. Ecco il primo di questi strumenti per misurare gli allineamenti. Il Merkhet era uno strumento egiziano con cui si traguardava attraverso una fessura ricavata in una foglia di palma, detta bey, si traguardava con l'aiuto del merkhet, che non è altro che un filo a piombo, sostenuto da una lamina, si guardava appunto la direzione in cui stava una certa stella rispetto all'orizzonte. Interessante, per esempio, il metodo usato nell'Egitto dai cosiddetti tenditori di corde
per tracciare un asse nord-sud. Di notte si sceglieva una stella che potesse sorgere all'inizio della notte e tramontare alla fine della notte. Quindi un osservatore o si piazzava a un certo punto, a una certa distanza si piazzavano altre due persone che tendevano una corda fra di loro, più o meno perpendicolare, ma non era strettamente necessaria la perpendicolarità esatta. L'osservatore O vedeva la stella in questione sorgere nel punto A, quindi chiamava lo schiavetto di sinistra dicendogli: ecco, vai un po' più a destra, troppo a sinistra, fermo lì. E quello rimaneva lì segnando il punto in cui O aveva visto il punto A. Poi alla fine della notte, quando la stella, fatto il suo arco notturno, tramontava nella posizione B, si rivolgeva all'altro schiavetto, stessa sorta di prima, dietro, un po' più a destra, un po' più a sinistra, no, fermo, torna indietro, ecco lì, va bene. E quindi c'erano due punti, A e B, si prendeva il punto mediano, magari ripiegando la corda su se stessa in qualche modo, il punto C, e la linea dall'osservatore O, che doveva essere rimasto fermo tutta la notte, da O a C, era l'asse nord-sud cercato. Semplice ma efficace. Poi vediamo alcuni strumenti progettati appositamente per traguardare punti. La groma, per esempio, da cui gli addetti alla groma erano chiamati gromatici, fu usata dagli agrimensori per ripartire i terreni, misurare, tracciare strade, effettuare misure geodetiche. Fu importata dalla Mesopotamia intorno al IV secolo a.C. dai Greci, per passare poi agli Etruschi e ai Romani. Era composta da una croce, due braccia perpendicolari, rigide, fisse fra di loro. Ognuna aveva all'estremità un filo a piombo. E al centro, poi questa croce poteva ruotare intorno a un asse verticale e essere orientata in tutte le direzioni. Nel punto di incernieramento c'era un'asta che veniva piantata nel terreno e dava stabilità al tutto. Faccio un esempio. Ammettiamo di dover misurare la larghezza di un fiume che non possiamo attraversare. Mi piazzo la mia groma nel punto A, traguardo un punto B dall'altra parte del fiume. Lasciando ferma la groma, prendo l'altro braccio, quello a 90 gradi rispetto al primo, e traccio, vado a traguardare un punto C a una certa distanza. Dopodiché prendo il punto di mezzo tra A e C e lo segno. Piazzo la mia groma, la sposto da A e la metto in E. A questo punto punto la groma in direzione del punto non accessibile che ho misurato prima e sul prolungamento di questa linea trovo l'intersezione con la perpendicolare AC. Perpendicolare CD nel punto F. A questo punto ho due triangoli esattamente simili, uguali anche direi, e quindi la distanza CF che posso misurare perché ci vado a camminare è sulla terra, CF è esattamente uguale, identica a AB, e ho misurato la larghezza del fiume. Questo era uno dei tipici usi della groma.
Un altro metodo descritto da Vitruvio nel primo secolo d.C. è quello dei cerchi indù. Lo chiamiamo noi oggi cerchi indù, i Vitruvi non lo chiamano così. Però si tratta di piantare un gnomone per terra, gnomone sapete che è il bastone indicatore di un orologio solare. Pianto lo gnomone e poi la mattina aspetto che sorge il sole e comincio a prendere nota della posizione dell'ombra della punta dello gnomone nei vari momenti della giornata. Traccio un cerchio concentro nella base dello gnomone e poi comincio a osservare l'ombra. Eccola qua, la mattina presto, poi avanti, avanza, si accorcia, a mezzogiorno ferma, prosegue, si riallunga, eccetera, eccetera. Ho tracciato qui il percorso di questa ombra della punta del gnomone. Questo percorso intersecherà il cerchio che ho tracciato prima in due punti. Prendo la congiungente tra questi due punti e segno il punto di mezzo, la mezzeria tra i due punti di intersezione di prima. A questo punto la congiungente tra la base dello gnomone e questo punto intermedio che ho trovato adesso mi dà esattamente la linea nord-sud che rappresenta il meridiano locale che avevo cercato. Un altro strumento per misurare stavolta l'altezza degli astri sull'orizzonte era il triquetrum. Triquetrum attribuito a Tolomeo e costituito da tre regole di legno incernierati in due punti, qui e qui. Spero che si veda nella freccetta del mouse. Ok. I due assi possono ruotare intorno a questi due punti, però vengono tenuti insieme da un operatore il quale traguarda l'asse superiore puntandolo verso un oggetto celeste. E a questo punto, alla congiunzione tra l'asse superiore e l'asse inferiore, che è graduato appositamente, si legge l'angolo di altezza rispetto all'orizzonte di questo oggetto. In pratica, eccolo qua. Qui vediamo proprio l'uso. Come vedete, questo è il triquetrum, una ricostruzione. I due assi incernierati in questo punto e in questo punto possono scorrere uno rispetto all'altro. C'è una specie di asola in cui si inserisce questo asse inferiore dentro l'asse superiore. E il tutto funziona così. Scusate. Cambiando la direzione dell'appuntamento, cambia il punto di intersezione e quindi si legge l'angolo direttamente sull'asta inferiore. Semplice ma geniale, il cerchio di Ippacco è un cerchio che viene tenuto da due supporti in modo da essere parallelo all'equatore celeste. Quindi in due momenti dell'anno l'ombra del cerchio da un'ellisse degenererà in una linea retta. I punti dell'anno sono gli equinozi. Quindi l'ombra è un'ellisse massima verso il solstizio d'estate o il solstizio d'inverno
o verso il solstizio d'estate, ma l'ombra diventa una linea, perché l'ombra della parte superiore del cerchio copre la parte inferiore del cerchio, eccolo qua. E quindi nei due istanti degli equinozi di primavera e di autunno, eccoli qua, sono perfettamente individuati. Dato che la velocità con cui si sposta apparentemente il Sole cambia la sua declinazione, questa velocità è massima nei periodi degli equinozi, mentre invece nei solstizi rallenta, si ferma e torna indietro. Rallenta, si ferma e torna indietro, però al momento degli equinozi la velocità è massima. Quindi la differenza tra un giorno e l'altro, a mezzogiorno, sarà minima. E quindi, cioè, sarà massima, e quindi posso determinare con grande precisione questi istanti. E poi c'è il plinto di Tolomeo, per esempio, è un altro attrezzo con un piano orientato secondo il meridiano locale, e due gnomoni orizzontali fanno ombra su una faccia o sull'altra, e quindi la mattina il sole, eccolo qua, ecco la mattina, ecco, il sole sorge a mezzogiorno, ecco che a mezzogiorno è massima l'ombra, e poi nel pomeriggio diminuisce e torna qua. Comunque, intorno a mezzogiorno, su una faccia o sull'altra, è possibile misurare con grande precisione l'inclinazione del Sole rispetto all'orizzonte, e quindi la sua declinazione rispetto all'equatore. La staffa a croce, detta anche balestriglia, o anche il bastone di Giacobbe. Chi era Giacobbe? Jacob ben Nachir ibn Tibbon, un arabo del XIII secolo, che con questo attrezzo misurava gli angoli di altezza o di azimut, tenendolo quindi con il braccio verticale o orizzontale. In pratica, queste due traverse di lunghezza variabile potevano scorrere avanti e indietro lungo il bastone, e il bastone aveva delle graduazioni, ognuna sui vari lati, ognuna relativa alla traversa più grande, mediana o più piccola. Quindi si metteva questo punto in corrispondenza dell'occhio, sostenendo il bastone con le alette verticale o in orizzontale a seconda di che cosa volevo misurare. In questo caso, per esempio, si misurava in modo da traguardare dall'occhio la parte inferiore dell'aletta verso l'orizzonte e la parte superiore verso la stella di cui volevo misurare l'altezza, spostando la traversa avanti e indietro fino a quando ottenevo questo doppio allineamento. A questo punto potevo leggere sulla scala corrispondente lungo il bastone l'altezza dell'oggetto sull'orizzonte. Oppure la distanza angolare tra l'oggetto A e l'oggetto B, tra la Luna e una stella, per esempio, se nel caso di una misura non verticale. Nel caso della misura verticale, questo attrezzo non serviva soltanto per l'astronomia, anzi, era utilissimo per misurare l'altezza di un edificio, una torre, di un albero, di un qualunque oggetto, semplicemente traguardando l'orizzonte e la cima da due punti diversi, e poi ricavando, conoscendo la distanza tra i due punti diversi, appunto, ricavando l'altezza dell'oggetto da misurare. Sul campanile di Giotto a Firenze
No, diverse formelle. Una di queste raffigura Gionito, un personaggio molto secondario, in effetti, cercato su internet, ma ho trovato ben poco su di lui. Figlio di Noè e, secondo la leggenda, inventore dell'astronomia. È rappresentato con un globo e un quadrante di altezza. Questo qua è il quadrante. Altro strumento diffusissimo in tutto l'arco di tempo, dall'ellenismo fino al tardo medioevo. Ecco qua il quadrante d'altezza, come si usa. Era un quarto di cerchio, una tavoletta che veniva tenuta in verticale. Questa tavoletta aveva qui un filo a piombo, per cui cambiando l'inclinazione della tavoletta il filo a piombo sta sempre in verticale e quindi il filo a piombo si sposta su questa scala incisa sul bordo circolare di questo quadrante. Scala da 0 a 90 gradi. Il quadrante era fornito di due pinnule per traguardare un oggetto, poteva essere una stella, la luna, un sole o qualunque altro oggetto, e quindi il filo a piombo ci indicava l'altezza di questo oggetto rispetto all'orizzonte, l'altezza H, eccola qua, la ritroviamo qui e la possiamo leggere direttamente sulla scala. E questo quadrante d'altezza poteva essere utile per tante cose, misurare l'altezza di una stella, ma soprattutto misurare l'altezza del sole sull'orizzonte, tant'è vero che il quadrante d'altezza è stato uno dei più importanti strumenti della gnomonica, la scienza degli orologi solari. Mediante appunto il quadrante d'altezza era possibile conoscere l'ora solare con grande precisione. Ecco alcuni quadranti d'altezza. Questo misura soltanto gli angoli, come vedete, l'angolo di altezza rispetto all'orizzonte. Questo invece è un orologio solare completo. Veniva tarato all'inizio con questa cordicella in cui c'è una perlina scorrevole e veniva tesa rispetto a una certa data. La perlina viene posta in corrispondenza di questa linea o di quest'altra, e dopodiché si puntava verso il sole e il filo a piombo tramite questa perlina indicava l'ora su questa scala qui. Da notare che nel caso del puntamento verso il sole non si traguardava con l'occhio, ovviamente, attraverso le pinnule, perché è un po' pericoloso guardare direttamente il sole, no? Allora, questa pinnola aveva un forellino e qui ce n'era un'altra che raccoglieva la luce, si orientava in modo tale che il raggio di sole che passava attraverso questo forellino cadeva direttamente sulla seconda pinnola, a quel punto era assicurato l'allineamento perfetto con il sole. Quadranti d'altezza non usati soltanto per usi astronomici o per misurare il tempo, ma anche per fare calcoli. Ci avete presente il regolo calcolatore che si usava non tanti decenni fa per risolvere problemi di trigonometria? Eccolo qua. Questa è una variante, il quadrante dei seni, Rubul-Mujayyab. È una variante indo-araba del quadrante d'altezza e consentiva, attraverso queste scale graduate e questo filo a piombo, di fare calcoli trigonometrici con le funzioni seno, coseno e tutte quelle derivate, tangente, secante, eccetera. Quindi somma o prodotto di seni, coseni, eccetera, e risolvere quindi equazioni anche abbastanza complesse.
I viaggiatori avevano invece altre necessità. Dovevano conoscere la propria latitudine. Per far questo sfruttavano il principio che la latitudine di un luogo è pari all'altezza sull'orizzonte della stella polare vista dallo stesso luogo. E quindi inventarono questo semplicissimo strumento a disposizione di tutti i viaggiatori, una tavoletta di legno con un foro al centro in cui passava una cordicella con dei nodi. Per usarlo si faceva così, si prendeva la cordicella tra i denti e la si tendeva la tavoletta, si allontanava, si avvicinava la tavoletta fino a quando il bordo inferiore della tavoletta era allineato con l'orizzonte e il bordo superiore allineato con la stella polare. A questo punto si prendeva nota di quale nodo avevo tra i denti e questo qua mi indicava i gradi di altezza della stella polare stessa. Estremamente efficace, non molto precisa, ma era più che sufficiente per gli scopi di allora. Ricordiamo fra l'altro che le antiche carte geografiche sono precisissime in latitudine e molto meno in longitudine. Perché? Perché la latitudine era facilissimo misurarla con strumenti anche come questi. Poi, se uno voleva una precisione maggiore, poteva usare un quadrante d'altezza un po' più grande e leggibile, ma comunque la precisione offerta dal Kamal era più che sufficiente per gli scopi dei viaggiatori. Per la longitudine dovremmo aspettare che vengano inventati strumenti un po' più sofisticati. E veniamo alle misure di tempo. Per esempio, i primi orologi furono ad acqua, a parte gli orologi solari di cui abbiamo parlato e continueremo a parlare tra poco, ma si usavano anche altri sistemi. L'orologio ad acqua, per esempio, questo qua è installato da Andronico di Cirro nella Torre dei Venti a Atene tra il II e il I secolo a.C. Cirro è una località dell'Asia Minore, 70 km a nord di Aleppo, vicino al confine con la Turchia, in Siria. A Atene fu installato questo dispositivo, alimentato dalla fonte Clepsidra, da cui prese il nome di Clessidra, appunto. Le Clessidre, noi abbiamo, adesso chiamiamo Clessidra anche quelle a sabbia, ma in realtà la clessidra è solo ad acqua. La clessidra a sabbia fu inventata molto dopo. Le prime clessidre furono tutte ad acqua. E si basava sul riempimento progressivo di un recipiente in cui veniva fatta gocciolare dell'acqua proveniente da un serbatoio intermedio in cui c'era uno sfieratoio che garantiva il fatto che il livello qui dentro questo serbatoio qua conico rimanesse costante e quindi lo sgocciolamento, il gocciolio fosse costante anche lui, un flusso costante. Man mano che si riempiva il recipiente sotto, un galleggiante si sollevava questa ruota dentata che ingranava questo ingranaggio che indicava qui il trascorrere delle ore o qualunque altra unità di tempo abbiano voluto usare. E poi le clessidre vere e proprie erano semplicemente recipienti come questo qua, trovato in Egitto, 14 secolo a.C., piuttosto vecchiotto. Di per sé è semplicemente un vaso in cui veniva versata l'acqua, quindi contenitore per l'acqua. Però questo vaso aveva un forellino sotto, nella parte inferiore c'era un forellino da cui l'acqua sgocciolava. Quindi lo si riempiva di acqua
e poi veniva lasciata sgocciolare pian piano l'acqua, e nella parete interna di questo vaso c'erano dei segni, delle incisioni che mi indicavano i vari livelli dell'acqua man mano che l'acqua scendeva, quindi mi indicavano il passare delle ore. Da notare che la distanza tra le tacche di riferimento era variabile, non era costante. Poi gli egiziani si accorsero che poteva essere resa costante la distanza tra una tacca e l'altra semplicemente dando a questo recipiente un'inclinazione alle pareti di 70 gradi. Con un'inclinazione di 70 gradi lo sgocciolio era costante, avveniva a velocità costante. Poi furono usati anche clessidre per scopi civili, oltre che per il diletto del faraone. Nel mondo greco e romano le clessidre erano usate per regolare il tempo di intervento degli oratori nelle cause in tribunale. Clessidre forensi, appunto, scritto, una greca e l'altra romana. Anche qui, appunto, recipiente forato sotto, riempire l'acqua e poi si svuotava lentamente. E Demostene, per esempio, che si rammarica di avere poca acqua a disposizione, perché se avessi anche l'acqua del mio concorrente a disposizione, potrei elencare le malefatte dell'accusato, dice. E anche in questo caso, altra che sidra, in questo caso cilindrica, ma gli operatori addetti al riempimento e svuotamento della clessidra erano gente non vista di buon occhio, in quanto erano facilmente corrompibili e aggiungevano all'acqua altre sostanze per variare la densità, per esempio, e cambiare la velocità di sgocciolamento a seconda di quanti soldi ricevevano dall'avvocato in questione. Erano facilmente corrompibili. Giulio Cesare nel De Bello Gallico, per esempio, narra delle clessidre usate dalle legioni per regolare i turni di guardia di notte. Il fatto che di notte, cioè d'inverno, le notti durano più a lungo e d'estate le notti sono più brevi, si teneva conto di questo fenomeno semplicemente spalmando della cera all'interno della clessidra in modo da variarne il volume a seconda della stagione, per rendere quindi i tempi misurati in accordo con le ore disuguali che si usavano allora. E poi le candele graduate, candele che venivano indicate con delle tacche numerate, ognuna indicava il trascorrere di un'ora, oppure candele che avevano dei pioli sul lato, man mano che bruciava lo stoppino, scioglieva la cera e questi pioli uno a uno cadevano in un piatto di bronzo facendo rumore e quindi segnando il passare delle ore. Oppure, come in questo caso, a ogni tacca c'è sospeso un filo, sempre con un pesetto che va a cadere su un vaso di bronzo e fa un rumore fragoroso a ogni ora che passa. E nel Medioevo viene inventata la clepsamia, cioè la clessidra a sabbia. Quindi all'acqua viene sostituita la sabbia,
con il vento della sabbia, la velocità di scorrimento della sabbia è più costante di quella dell'acqua. La velocità di scorrimento dell'acqua dipende dall'altezza dell'acqua nel recipiente stesso. Invece la velocità con cui la sabbia scorre giù è indipendente dalla sua altezza nel vaso superiore. Ed ecco il principe degli strumenti di misura del tempo, la meridiana, orologio solare. In realtà meridiana indica un tipo particolare di orologio solare che indica soltanto il mezzogiorno, ma noi chiamiamo erroneamente tutti gli orologi solari, li chiamiamo meridiane. Questi sono gli elementi che compongono un classico orologio solare, e poi gli orologi solari fissi come questo qua, con incisi su tavole di marmo o direttamente graffiti sull'intonaco di una casa, furono integrati da orologi solari portatili che i viaggiatori portavano con sé per misurare l'ora. Non starò a tediarvi con l'illustrazione di questi tipi di orologi solari, sono molto diversi l'uno dall'altro, ma tutti quanti ci danno l'ora con una buona approssimazione. Diciamo che un quarto d'ora di errore all'epoca era considerato una buona approssimazione. Quarto d'ora più, quarto d'ora meno, che sarà mai? Lo gnomone, usato come orologio solare, fu alla base del metodo usato da Eratostene per calcolare la circonferenza terrestre. Lui vide che nel giorno del solstizio estivo a Siene, l'odierna Aswan in Egitto, nell'Egitto meridionale, un'asta verticale non produceva ombra e quindi il sole era perfettamente verticale sulla località di Siene o Aswan in quel giorno, a mezzogiorno del solstizio estivo. E nello stesso giorno un altro bastone verticale ad Alessandria proiettava un'ombra con un angolo alfa. Costruendo questa costruzione geometrica, vediamo che l'angolo alfa qui è uguale all'angolo alfa tra il meridiano di Alessandria e il meridiano di Siene, angoli alterni e interni, e quindi io misuro l'angolo alfa tramite questo gnomone, l'ombra dello gnomone. Quest'angolo alfa è uguale a questo qua all'interno. Conoscendo la distanza tra i due punti, Siene e Aswan, valutata allora in 5.000 stadi, posso dire che l'angolo alfa, che è un ennesimo dell'angolo giro, mi corrisponde a 5.000 stadi, che saranno un ennesimo della circonferenza terrestre. Quindi 5.000 stadi moltiplicati per il rapporto tra l'angolo alfa e l'angolo giro mi danno la circonferenza terrestre. Eratostene la misurò con buona approssimazione. Tutto sommato l'errore che commise fu molto basso, considerando che lui fece due errori. Uno, che l'angolo misurato fu misurato con un'approssimazione che non era granché, però questo errore fu compensato dalla misura sbagliata dei 5.000 stadi, che in realtà non erano 5.000, non mi ricordo se erano di più o di meno, ma comunque i due errori si compensarono e il valore trovato dell'Eratostene per la circonferenza terrestre fu molto molto simile a quello reale. Ecco qua
uno strumento che mi ha affascinato in modo particolare, il trucchetto o torquetum. È bellissimo nella sua complessità, ma anche complessità nell'uso. Questo è uno strumento che lavora su tre piani contemporaneamente: il piano orizzontale su cui viene appoggiato, il piano equatoriale, parallelo quindi all'equatore terrestre, su cui poggia tramite un sistema di, in questo caso è fisso, ma potrebbe essere regolato e variabile l'altezza di questo punto rispetto alla base, e quindi l'inclinazione di questo piano potrebbe essere regolata in funzione della latitudine del luogo. E poi quest'altro piano, che rispetto al piano equatoriale è inclinato di 23 gradi e mezzo, è il piano dell'eclittica. Infatti su questo disco ci stanno riportati i segni dello zodiaco. Questo disco solidale ha questo perno verticale che sostiene un disco verticale con un altro sistema tipo quadrante d'altezza con un filo a piombo sospeso in questo punto, che permetteva a tutti questo strumento di fare misure sui tre piani, orizzontale, equatoriale e eclittico. Questo è il trucchetto completamente sviluppato. Ecco qua, in questo caso c'è appunto lo stilo che consente di variare l'inclinazione di questo piano equatoriale rispetto al piano orizzontale in funzione della latitudine. E poi quest'altra inclinazione che è fissa, pari a 23 gradi e mezzo, cioè l'inclinazione dell'asse terrestre, che mi porta a 23 gradi e mezzo l'angolo tra l'equatore e l'eclittica. È possibile traguardare oggetti sul piano eclittico, e questo spiega fra l'altro perché nell'antichità non si misurava l'ascensione retta dei corpi celesti lungo il piano equatoriale, ma si misurava la longitudine eclittica. Poi in seguito si passò all'ascensione retta, ma inizialmente tutti i cataloghi, antichi cataloghi stellari, riportano la longitudine eclittica come dato fondamentale. E l'altezza eclittica, ovviamente, misurata con quest'altro alidada che per traguardare l'oggetto. Questo strumento ha una, diciamo, una leggenda su di sé. Intorno al 232 a.C., una spedizione egiziana partì verso l'Oceano Indiano. Era stata promossa proprio da Eratostene, il quale aveva misurato la circonferenza della Terra, stabilendo che la Terra era sferica, e quindi disse: se è sferica devo poterla circumnavigare. E quindi il tentativo della spedizione era quello di circumnavigare il mondo. Quindi partì nel 232 a.C. questa spedizione, composta da un certo numero di navi, e non conosciamo l'esito del tentativo in realtà, però c'è una cosa. Nella Nuova Guinea alcuni miti e dei graffiti in una grotta ci parlano di questo viaggio. Quindi sembrerebbe che questo viaggio in effetti sia stato effettivamente effettuato, e che quantomeno abbia attraversato l'Oceano Indiano. Poi qui forse è arrivato al continente americano, dopodiché, non potendo passare dall'altra parte, sono tornati indietro. Ma nella baia di McClure c'è una grotta, la grotta dei navigatori, in cui dei graffiti ci narrano questa storia.
sono stati decifrati nel 1970 e appunto sembrerebbe un resoconto della spedizione. Ma c'è di più. Nei graffiti della grotta è rappresentato questo strumento, che è stato interpretato come un torquetum semplificato, un turchetto semplificato, detto allora Tanawa, forse utilizzato per determinare la longitudine, prima ancora che venisse inventato il cronometro di Jim Harrison nel XVII secolo. La tecnica per misurare la longitudine consisteva nel corso del viaggio misurare la differenza di longitudine eclittica tra la Luna e una certa stella. La longitudine eclittica tra la Luna e quella certa stella era stata prima calcolata in precedenza per la località di partenza e poi, man mano che veniva misurata nel corso del viaggio, questa differenza in longitudine eclittica tra la Luna e quella stella, veniva confrontato questo valore con i valori trovati, cioè i valori trovati venivano confrontati con quelli calcolati in precedenza. In altre parole, misuravano la parallasse lunare rispetto alle stelle fisse. È un metodo con cui si può ricavare la propria longitudine. Molto impreciso e molto poco, cioè occorre misurare soltanto differenze di longitudini ampie, piccole differenze di longitudine non possono essere misurate, sono al di sotto della scala di precisione di questo strumento, ma delle prove fatte su una replica hanno dimostrato che era possibile misurare con una certa approssimazione la propria longitudine. Veniamo alla sfera armillare. La sfera armillare, proposta anche questa qua da Eratostene, era un genio questo Eratostene, nel 255 a.C., non è altro che un modello tridimensionale della sfera celeste, che riporta all'orizzonte locale, il meridiano locale, l'equatore, l'eclittica, insomma tutti gli elementi che compongono una sfera celeste, tutti mobili uno rispetto all'altro, per cui un sistema di cerniere potevano essere ruotati e inclinati per simulare i movimenti apparenti della volta celeste. In pratica poi sono stati costruiti globi anche in materiali moderni, come questo qua, in plastica trasparente, ma l'importante è che la precisione dipende dalle dimensioni, più è grande e più è preciso. La sfera armillare è chiamata anche astrolabio sferico. È uno strumento bellissimo per la didattica dell'astronomia, ma anche uno strumento di osservazione e di calcolo. Esiste anche un astrolabio sferico scorrevole, con una sfera che scorre dentro un altro involucro sferico, anche lui. Di questo esiste un solo esemplare nel Museo di Storia della Scienza di Oxford. Altri strumenti usati nell'astronomia araba, questo è il bastone di Attusi, che non è altro che chiamato anche astrolabio lineare, e poi altri strumenti per traguardare sempre degli astri misurando l'altezza. Ma veniamo allo strumento più importante del passato, l'astrolabio. E a questo punto mi fermo un attimo, fermo la chiacchierata e facciamo vedere un astrolabio.
Mi vedete, Massimo? Non so se mi vedete. Sì, Bruno, sì, sì, va bene, va bene. Okay, puoi continuare. Allora, bene, cerco di illuminarlo un po' meglio. Allora, l'astrolabio... forse c'è troppa luce, attenzione ai riflessi. Attenzione ai riflessi. Così? Così va bene, perfetto, così, così. Allora, l'astrolabio non è altro che una proiezione su un piano della volta celeste. Vedremo adesso come viene proiettato questo piano, ma il risultato è che su questo piano c'è sullo sfondo un reticolo di linee di azimut e altezze, su cui viene proiettato il cielo vero e proprio, le stelle. Questa parte può ruotare, in questa è chiamata la rete, questa parte che ruota. Eccola qua. La rete contiene un certo numero di ricciolini, ogni ricciolo ha una punta che rappresenta una stella. Sono 25 punte che rappresentano 25 stelle tra le più luminose del cielo. E queste qua possono essere spostate a seconda del loro moto apparente nella volta celeste, al sorgere e al tramontare. E poi c'è un regolo graduato che consente di misurare le declinazioni di questi oggetti. Al centro dell'astrolabio rappresenta il polo nord celeste, la stella polare in pratica, mentre invece i cerchi man mano esterni rappresentano via via i due tropici e l'equatore. L'astrolabio ci consente anche di misurare le ore, ore temporarie o disuguali, se anche ore giudaiche, no? Quelle che usavano appunto in antichità. Sul retro dell'astrolabio ci sono diverse scale, la scala dei tempi, in cui c'è una mesi e giorni dell'anno e segni zodiacali corrispondenti. Al centro c'è questo bellissimo intreccio di linee che rappresenta un orologio solare a ore disuguali e sotto una scala della cosiddetta ombra recta e ombra versa per misurare le altezze rispetto all'orizzonte. Tramite questa lidada, che poteva essere puntata, tenendo sospeso l'astrolabio, così puntando un oggetto e misurandone l'altezza su questa scala più esterna, che è 0, 90, 180, 90, 0. Questo bello strumento pesa 700 grammi, è piuttosto ponderoso in effetti, ma erano fatti per durare, costavano tanto in proporzione ai costi medi dell'epoca, ma era fatto per durare. E in particolare, riprendo la presentazione, riprendo. Allora, eccolo qua. Per esempio, era uno strumento che avevano tutti i viaggiatori, lo portavano con sé, perché ci si faceva di tutto, era lo strumento principe delle osservazioni astronomiche, a occhio nudo ovviamente. Permetteva anche di fare calcoli, permetteva di misurare l'ascensione retta di un oggetto, per esempio di un pianeta. Non c'erano le tavole delle effemeridi che ci davano giorno per giorno i parametri orbitali dei pianeti, eccetera. E quindi, individuato un pianeta, si puntava la lidada, si misurava la sua altezza, e la si riportava sull'astrolabio e da lì si ricavava poi la posizione
accensione retta, declinazione, altezza e azimut. Quindi è uno strumento che permette appunto di fare conversioni di coordinate tra alta azimutali e equatoriali, consentiva di misurare l'ora. Insomma, è uno strumento molto versatile a saperlo usare, tant'è vero che pare che il buon Ferdinando Magellano, quando intraprese il suo viaggio di circumnavigazione del globo, quando partì aveva con sé 7 astrolabi, 7. Era un po' lungimirante il buon Magellano. Comunque, lo strumento nasce intorno alla fine dell'ellenismo e il crollo dell'impero romano, quindi non tanto presto, ma le basi teoriche in realtà erano state buttate giù da Apollonio e da Ipparco tra la fine del III secolo e appunto pochi decenni dopo. Però questo strumento è fiorito soprattutto, evoluto soprattutto nel mondo arabo, nel mondo islamico. Dal IX secolo in poi iniziano a fiorire i trattati sull'astrolabio. Tutti i maggiori astronomi arabi hanno scritto qualche cosa sugli astrolabi. Grazie al cielo abbiamo appunto tantissima documentazione di questo tipo. È uno strumento di calcolo analogico, come un regolo calcolatore praticamente. La volta celeste è riprodotta su un piano e permette di simulare le posizioni del Sole e delle stelle in qualunque data e qualunque ora del giorno e della notte. Come si costruisce un astrolabio? In pratica si basa sulla cosiddetta proiezione stereografica della volta celeste, cioè, dato una sfera celeste schematizzata a vista di profilo, con il suo equatore, i due tropici e, qui inclinata all'eclittica, gli assi nord e sud, si prende il punto sud, lo si congiunge con i vari punti notevoli e li si proietta su un piano passante invece per il polo opposto, il nord, così. Poi si alzano su questi punti individuati con la proiezione e si tracciano i cerchi corrispondenti appunto sulla scala dell'astrolabio all'equatore, ai tropici e all'eclittica. Quindi questi sono i due tropici, questo e questo qua, l'equatore in posizione intermedia qua, e l'eclittica è questa decentrata. Poi ci furono molte varianti dell'astrolabio. L'astrolabio classico era quello che abbiamo visto ora, però ci fu anche molto importante l'astrolabio detto cattolico. In realtà non so perché l'ha inventato Arzachele, che non era certo cattolico, era musulmano convinto nel XI secolo. Comunque l'astrolabio di Arzachele era valido per ogni latitudine, quindi uno strumento universale, mentre invece l'astrolabio classico ha dei dischi intercambiabili. Torno un attimo indietro, ecco qua, eccolo qua. Questo disco qua, quello che rappresenta le linee di azimut e di altezza, era intercambiabile a seconda della latitudine. Quindi l'astrolabio per una certa latitudine aveva un disco, e quello per un'altra latitudine aveva un disco diverso. Quindi, avendo una serie di dischi validi per diverse latitudini, lo si poteva appunto trasformare in strumento pressoché universale, con la differenza che però, ripeto, questo esemplare che ho io pesa 700 grammi, se lo corredassi con tutti i dischi intercambiabili, eccetera, eccetera, non è certo un fardello semplice da portare in giro per il mondo.
Qui torniamo, facciamo un passo indietro nel tempo. Nel primo secolo avanti Cristo, Vitruvio, nella De Architettura, testo fondamentale delle conoscenze tecnologiche dei romani, descrive un orologio detto anaforico. Era, vi ricordate l'orologio installato nella Torre dei Venti a Atene da primo secolo avanti Cristo, anche quello? C'era un serbatoio con sfioratore che manteneva un livello costante, e poi un gonciolatoio e un secondo serbatoio che si riempiva lentamente e a velocità costante. Qui, anziché indicare il trascorrere delle ore, fu calettato un disco con le stelle. In pratica era una rappresentazione della volta celeste simile a quella dell'astrolabio. Davanti aveva una rete di linee che rappresentavano gli azimuth e le altezze, e quindi era praticamente un astrolabio semovente, un astrolabio vero e proprio. Su questo principio furono basati tutti gli orologi detti astronomici. Gli orologi meccanici in realtà non sappiamo con precisione le vicissitudini dell'orologio meccanico, la sua origine. Sappiamo solo che intorno al 1300 già esistevano strumenti che funzionavano grazie a contrappesi inizialmente, poi in seguito grazie a molle. Detti svegliarini, questi strumenti. Questa è una delle rappresentazioni più antiche, secolo XV-XVI, un intarsio di marmo nella chiesa di San Domenico a Bologna. E poi abbiamo l'orologio di Leonardo, per esempio. Questo qua funziona grazie a queste due molle che si tendevano lentamente grazie a questo sistema di scappamento detto a verga e folio, che trasformava il moto lineare di scarico della molla in un moto alternato di questi due pesetti che oscillavano da una parte e dall'altra, in senso orario e in senso antiorario. Ma comunque non entriamo in particolari dei sistemi di scappamento degli orologi meccanici. Diciamo semplicemente che particolare successo ebbero in Europa centrale, si diffusero appunto, ma non furono solo usati per l'indicazione delle ore, ma furono realizzati numerosi orologi astronomici, famosissimi quelli di Strasburgo e di Praga. E qui in Italia abbiamo diversi, i principali a Piazza San Marco a Venezia e Piazza della Loggia a Brescia. Cos'è un orologio astronomico? È uno strumento che, oltre all'ora, ci dà informazioni di carattere astronomico, ad esempio la posizione del Sole o della Luna lungo l'eclittica, le fasi della Luna, l'attuale segno zodiacale, eccetera. Rappresentano in genere il sistema solare in un sistema di riferimento geocentrico e hanno una struttura molto simile a quella di un astrolabio, come abbiamo visto dai quadranti di questi orologi qua. Vedete anche qua, quadrante esterno, il cerchio dell'equatore, i due cerchi, questo qua e quest'altro più interno, che rappresentano i tropici, e il cerchio dell'eclittica. La struttura, ripeto, è esattamente la stessa. Ma oltre agli astrolabi e a tutti gli strumenti portatili, a un certo punto si manifestò la necessità di strumenti molto grandi per poter garantire una precisione maggiore, e quindi la necessità di installazioni fisse dedicate appositamente all'osservazione astronomica.
Qui c'è una ricostruzione dell'osservatorio di Marrakech nell'Iran nord-occidentale, eletto da, fatto erigere dal grande astronomo arabo At-Tusi nel XII secolo. Qui si entrava da questa porticina, era un muro la cui sommità era graduata da 0 a 360 gradi ovviamente. E al centro c'era un plinto ruotante con un'asta orizzontale che poteva scorrere lungo la superficie, la sommità del muro, e un'altra asta obliqua incernierata qui, ma tenuta vincolata ad essere sempre verticale rispetto a questo punto qua. Quindi da qui si traguardava un oggetto sul cielo e poi si misuravano le sue coordinate. Quest'altro anche interessante, una meridiana che proiettava lungo questo arco a mezzogiorno il raggio di sole, e per misurare la declinazione del sole stesso, con una precisione veramente inaudita per quell'epoca. E poi infine l'osservatorio di Uraniborg, costruito da Tycho Brahe nel 1576, è l'ultimo grande osservatorio fisso prima dell'avvento del telescopio. Le osservazioni fatte a Uraniborg da Tycho sono, specialmente quelle di Marte, le più precise mai realizzate prima dell'avvento del telescopio. Tycho inventò la cosiddetta, quella che da lui prende il nome di scala ticonica, che consente per interpolazione di valutare con precisione valori intermedi tra coppie di valori noti. Grazie alla precisione di queste misure consentirono poi a Keplero di capire che le orbite dei pianeti non erano circolari ma erano ellittiche. E infine il micrometro di Galileo, mi piace citarlo anche se vedremo non è proprio, è un po' fuori tema, vedremo perché. Galileo volle misurare le distanze reciproche tra i satelliti di Giove e Giove stesso, e quindi applicò al suo cannocchiale questo regolo autocostruito che consentiva, tramite osservazione con l'occhio destro dal cannocchiale e con l'occhio sinistro attraverso questa scala, sdoppiando la vista in modo che si sovrapponesse a questa scala, lui poteva misurare appunto le distanze reciproche tra Giove e i suoi satelliti, riportate fedelmente nei suoi diari osservativi. Ma ormai siamo nell'era del telescopio. Telescopio, questo strumento inizialmente primitivo e poco performante, ma cambiò comunque il modo di fare astronomia. E quindi da allora furono inventati tanti nuovi strumenti, tantissimi, ma tutti in funzione del nuovo modo di osservare il cielo. E quindi di questo si potrebbe parlare in un'altra chiacchierata. Per adesso ho finito il mio excursus e vi ringrazio per l'attenzione. Per chi vuole sapere di più, qui un paio di testi per approfondire l'argomento. Grazie Bruno. Non mi pare che ci sono domande, ci sono i complimenti di Astro Campania, di Tony Catapano, di Angelo Giovannetti e cito per ultimo il nostro amico e socio Alessandro De Roclite, professore di astronomia che è attualmente in Brasile, in presso l'università brasiliana, che scrive: il quadrante d'altezza è bellissimo, lo userei come esercizio per studenti di laurea.
poveri studenti, direi io. Speriamo che non ci mandino qualche strale dal Brasile per l'idea che abbiamo dato al nostro amico professore Alessandro. Ok, ringrazio per le espressioni di favorevoli che ho ricevuto. Sì, è stata molto chiara e molto, molto interessante, perché veramente insomma, sono poche le conferenze che trattano così approfonditamente gli strumenti prima dell'avvento del telescopio. Quindi grazie. Io invito tutti quanti a continuare a seguirci sul nostro sito, lo ripeto, www.ara.roma.it. Presto ci saranno altre conferenze. Grazie a tutti e buonasera. Grazie Bruno. Grazie a te, ciao. Ciao. Ciao a tutti.